Ciao a tutti ragazzi, allora io credo che questo video andrà online domenica, quindi l'8 settembre. Se fosse così, nel caso fosse così, ma penso di sì, tanti auguri a me. Io me li sto facendo prima, ma fa un po', forse porta un po' sfiga, però vabbè. C'è da dire che in realtà io sono già diversi mesi che dico di avere 38 anni, in realtà. Cioè, è come se volessi abituarmi all'idea già da molto prima. Comunque, tecnicamente ho ancora 37 anni, domenica saranno 38, quindi voi starete vedendo questo video il giorno del mio compleanno. Quindi, insomma, forse è la prima volta che lo faccio, mi sa che mi faccio gli auguri da sola. Vabbè, comunque, che video sarà? Bene, mi sono decisa a fare finalmente questo video che avevo già fatto in realtà, l'avevo fatto in itinere. Ovvero il video del lavoro che ho fatto praticamente per tutto l'inverno. In realtà non è che stessi facendo, io non sto facendo questo video per, diciamo così, parlarne e basta, cioè dirvi solo cosa ho fatto. Lo sto facendo perché ci tengo, perché secondo me è uno dei lavori che più mi ha segnato, se vogliamo dire così, nel senso mi ha dato tanto, mi ha diciamo fisicamente anche massacrato, probabilmente è anche la causa dei problemi che ho avuto ultimamente, però ecco, volevo parlarne perché secondo me, credo in assoluto, almeno nel mio caso, credo sia il lavoro più sottovalutato che abbia mai fatto. Per chi si trova a passare da questo video per caso, comunque nella mia vita ho fatto tanti tipi di lavori. Cameriera, cameriere ai piani, quindi pulivo anche stanze di alberghi, cameriera di bar, di villaggio turistico, di albergo, di trattoria, di qualsiasi tipo, cameriera, call center, so tutti i lavoretti che vi vengono in mente, io li ho fatti. Poi vabbè, segretaria di studio, cioè, ho fatto veramente tanti tipi di lavori, cassiera, no, lo dico perché magari non ho lavorato in miniera, ecco forse, però lo dico appunto perché secondo me, nonostante quei tipi di lavori che io ho già fatto, secondo me quello del postino era quello che in assoluto sottovalutavo. Ma non che pensassi che fosse un lavoro leggero, facile, eccetera. Di quei lavori che sinceramente non avevo mai pensato a quanto potessero essere difficili o comunque. Ecco, non so, è difficile da spiegare. Allora, ci provo. Diciamo, il motivo per cui ci tengo a parlarne è che ci sono delle cose che io ho fatto immediatamente dopo, se non il primo giorno, dopo pochi giorni di lavoro, ecco, sono cose che ho notato e che magari ho fatto un pochino più di attenzione. Siccome vabbè, per chi non l'avesse capito, non so se lo metterò nel titolo, vedremo, per chi non l'avesse capito, ho fatto per tutto l'inverno, ho svolto il lavoro di portalettere barra postino, barra CTD, come viene chiamato in vari. Quindi, diciamo che sono vari fattori che sono varie cose da prendere in considerazione, perché non è semplicemente aver fatto il postino, perché il lavoro del postino, secondo me, cambia tantissimo, in base soprattutto al posto in cui lo si fa. Farlo in città è completamente diverso dal farlo in un paesino. Ed è ancora diverso dal farlo in un paesino di montagna, perché i fattori sono diversi, cioè il fattore clima, quello vale in tutti i posti, però magari in città è difficile beccarsi la neve, in montagna invece è abbastanza semplice, anche il 6 maggio, perché io ho fatto praticamente da novembre, ho fatto tutto l'inverno fino a primavera, quasi arrivare all'estate, quindi cioè, mi sono proprio beccata quasi tutte le stagioni. Io avevo fatto addirittura credo due o tre video, perché sono veramente tantissime le cose da dire, però vediamo, raccolgo un po' le idee, adesso vado un po', chiacchiero un po', è proprio una chiacchierata, mentre aspetto che arrivi Giorgia, tra l'altro, Giorgia Epri. Perché sarebbero tante le cose da dire. Sicuramente, prima dico le cose positive, che se le dico prima, secondo me rimangono forse più impresse. Il rapporto umano, con le persone, perché avendolo fatto in dei paesini, dove l'ho fatto, ve lo dico, tanto mai non ci sono più, ho fatto la postina nei territori, diciamo, di
vi dico i paesi che ho battuto: Loiano, Monghidoro, Monzuno, Monzuno che arriva fino a Rioveggio dalla parte di là, per chi è delle zone capirà, Monterenzio e Pianoro. Diciamo che il periodo più lungo l'ho fatto a Loiano perché nel periodo in cui ho lavorato io era andata in pensione una delle due postine di Loiano, per cui ho fatto 2 mesi la stessa zona, che è la cosa più bella del mondo. Mentre per il resto del tempo ho fatto praticamente ogni giorno un posto diverso, un casino. Quelle sono poi le cose negative, le difficoltà di cui magari vi parlo dopo. Ecco, avendolo fatto nei paesini, soprattutto avendolo fatto per 2 mesi nello stesso posto, la parte bella di questo lavoro è appunto il rapporto umano, perché in un paesino impari dove abita, dove lavora quella persona, i parenti, gli zii, gli amici, le cose, insomma, quindi si innesca una cosa diversa, un meccanismo diverso, diventa bello fare quel lavoro, se escludiamo problemi di maltempo, difficoltà logistiche, eccetera. Quella è la parte bella in assoluto. L'altra parte bella sono i posti, perché sono stata in dei posti meravigliosi. Cioè, io ho scoperto una zona di questa regione bellissima, talmente bella che ho proprio voglia di tornarci, di andarci per piacere, per farmi dei giri. Io non c'ero praticamente mai stata, anzi senza praticamente, non sono mai stata da quelle parti, ho scoperto dei posti meravigliosi. Posso dire di conoscere Loiano come le mie tasche, probabilmente anche più di chi ci abita, perché vi ritrovate a fare delle strade allucinanti, cioè veramente, voi non avete idea. Io se riesco vi allegherò, perché stavo anche facendo pulizia nel telefono, vi allegherò qualche video, qualche foto. Anzi, lo devo fare perché merita. Veramente di posti stupendi e bellissimi. Magari non in questo video, magari lo faccio in un altro video. Se avete delle domande, delle curiosità, magari approfondiamo questa cosa, questo argomento, perché non sono sicura di non farcela con questo video, sarebbe troppo lungo. Quindi, comunque, questa è la parte, secondo me, più bella in assoluto. Mi sono proprio innamorata di quei posti. A distanza di tempo, devo dire che le cose negative di quel lavoro si sono affievolite. Vi dico che quando ho finito ho tirato un sospiro di sollievo perché ero veramente, veramente stanca. Anche perché ho lavorato praticamente 7 mesi senza mai una pausa. Giusto 2 giorni che mi ero presa per il Cosmo, però, ma non ho fatto ferie, quindi non mi sono mai riposata. È stato veramente, veramente massacrante. Quindi all'inizio, ecco, avevo tutti quegli aspetti negativi che mi suonavano nella testa, dicevo no, 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 no. Poi vabbè, il contratto si è concluso, mi hanno fatto un rinnovo, poi è finito. Potrebbero anche richiamare, però difficile rimanerci, purtroppo il sistema delle poste è un po' un casino, graduatorie, cose. Quindi diciamo che è una cosa che ho un po' accantonato. Se mi richiamano, dipende da cosa sto facendo, ci posso anche fare un pensierino, però è difficile che possa rimanerci. Per la cronaca, nel frattempo ho cambiato. Io, se vi conoscete, sapete che io per privacy non, soprattutto ultimamente, preferisco dire il meno possibile, quindi mi sto parlando di questo lavoro che ho fatto adesso che è finito, è cambiato, eccetera. E sempre così sarà. Quindi diciamo che quelle sono le cose sicuramente positive. Purtroppo diciamo che a livello fisico. Ah, un'altra cosa che secondo me è molto bella di quelle zone lì è che purtroppo però andrà a scomparire perché il sistema proprio attuale di Poste Italiane è veramente tremendo. In quelle zone lì, praticamente quasi tutti i postini erano postini storici, cioè gente che è nata nel luogo, che ci è cresciuta, che conosce tutto del territorio, perché in queste zone è veramente importantissimo conoscere il territorio. Finché non lo conoscete, voi non potete capire, cioè Google Maps non esiste. Io quando ho fatto il corso, i primi 2 giorni, ma tutti l'avremmo chiesto, penso, la domanda è stata: ma possiamo usare Google Maps? E quello che ci ha fatto il corso ci ha detto: sì, ma fatevi dare le cartine fatte dai postini. Cartine fatte dai postini? Sì, erano tutte disegnate a mano. Chi l'aveva fatto? Perché non per tutti i posti c'erano, non per tutte le zone esistevano delle cartine disegnate a mano. E io vi assicuro che in molti, molti posti o non prendeva il telefono, o se prendeva il telefono non era tutto ben tracciato, quindi o erano sbagliati, o erano vie che avevano cambiato nome. Veramente, voi non avete idea delle difficoltà oggettive. Però una volta che poi conosci il territorio, è una, passatemi il termine, una passeggiata. Il problema qual è?
che purtroppo ci sono continui spostamenti, continui cambiamenti in peggio che rendono quel lavoro veramente difficile. Comunque, sapete qual è la prima cosa che ho fatto dopo il primo giorno di lavoro, quando sono tornata a casa? Anche se nella mia buca c'era il cognome, anche nel citofono, ma l'ho scritto grosso così, l'ho reso molto più visibile. Poi, tra l'altro, pochi giorni fa mi sono accorta che si era rovinato, non so perché, si era rovinato e l'ho aggiustato, perché a parte per i postini, ma non è solo per i postini, è per i corrieri, per i portapizza, tutti come si chiama? I rider, tutti quelli che vi portano, in generale, qualsiasi persona venga a casa e vi cerchi col cognome, scrivete questo cacchio di cognome sulla buca. Perché molti di voi magari penseranno, beh, cosa c'è di così strano? Perché nelle città, chi vive in posti, diciamo, molto abitati, non ci fa caso questa cosa, pensa che sia scontato, ma andate nei paesini, andate a Monghidoro, anche Loiano, ma Monghidoro è messo ancora peggio. Se c'è qualcuno di quelle parti lì, forse mi capirà. Ogni volta che arrivavo in un posto e chiedevo, non c'era il nome sul citofono, magari era in casa, quindi suonando, poi ci arrivavo, e chiedevo, ma scusi, ma perché non c'è il nome sulle cose? Ah, ma il postino lo sa. Il postino, quale postino? Quello che in questo momento è in ferie, o in questo momento è in malattia, o che in questo momento è andato in pensione e non torna più? No, perché molti danno per scontato, beh, lo sa e tanto mi trovano. Oppure, l'altra giustificazione, ma qui ci abito solo io e secondo lei dovrei lasciare un avviso di raccomandata, per fare un esempio, o una bolletta, ancora, no, peggio, siamo sullo stesso livello, in una buca e io non sono sicura che quella persona in realtà abiti ancora lì. Potrebbe essere deceduta, si potrebbe essere trasferita, e sapete quanto ce ne sono? Pff, non avete idea. E tra l'altro non è un optional, c'è un regolamento ben preciso che dice del nome, che dice della buchetta adeguata alla posta che si riceve, perché c'è tipo chi è abbonato a tanti giornali e nei paesini ancora ce ne sono tante di persone abbonate, e poi alla buchetta minuscola dove non entra niente, per dirne un altro. Insomma, tutte queste cose qua che sembrano banali, ma voi non avete idea di quanti ce ne sono che non sono a norma. Io ho dovuto rimandare indietro. Questo è stato il caso proprio limite. No, non è, due ce ne sono stati casi limite. Un pacco Amazon, perché non c'era il nome, non c'era il numero di telefono sul pacco, quindi non avevo proprio come recuperare. Ed era in un posto sperduto. E anche una raccomandata di Wind, quindi presumibilmente un qualche sollecito di pagamento. Questo significa che la persona non era in casa, non c'era il nome né niente. Questo significa che potrebbero staccare la linea. Ve ne potrei raccontare mille di questi casi. Voi non avete idea, veramente, la gente non si rende conto. Purtroppo sì, molti parlano sempre dei disservizi di Poste Italiane, e per carità se ce ne sono. Cioè, vi dico solo che io ho dovuto chiamare i call center delle poste, perché avevo l'avviso della carta d'identità che mi era arrivata. Ho chiamato alle 8 di mattina, ma hanno risposto alle 10 e un quarto. Alle 10 e un quarto, e sono stata tutto il tempo attaccata al telefono. Vabbè. Quindi figuriamoci, di servizi ce ne sono, ma voi non avete idea di quanti si lamentino e poi accade. Perché poi molti chiamavano, anche il coraggio di chiamare in ufficio. Non so come riuscissero a risalire anche il numero, per dire, ah, ma non mi è arrivata questa cosa, eccetera, ce l'ha il nome sulla buca, signora? Ah, ma il postino lo sa. E poi ricominciava la tiritera. Quindi voi non avete idea di quanti ne succedevano. Quindi, altra cosa che mi viene in mente, per esempio, quando mi suona il postino, molti si lamentavano perché il postino, tipo, non io, perché io di solito suonavo alle persone per cui avevo della posta, quando ci sono le buche all'interno dei condomini, no? Poi si lamentavano, ma perché suona a tutti? Perché mi ha suonato se non c'è posta per me? Ah, perché se io suono a tutti gli altri, non mi rispondono e nessuno mi apre, io la posta come faccio? Sapeste quante volte mi sono dovuta portare mallotti di posta di un condominio grossi così, a pianoro soprattutto, perché nessuno apriva? E allora, come si fa? Andrebbero messe le buche fuori, per esempio. Ci sono tantissimi, tantissime, tantissime cose, ma diciamo che queste non sono neanche le difficoltà maggiori, anche se un po' vi avviliscono, perché una vorrebbe fare tutto il lavoro possibile, consegnare tutta la posta possibile, ma io vi assicuro che anche quello è veramente complicato, perché c'è una quantità di
di posta ancora elevata, grazie a Dio, perché considerate che Monte un po' si è ridotta per molti versi, quindi finché c'è quello lì significa che c'è anche lavoro, solo che i postini sono praticamente dimezzati, perché cosa hanno fatto? Da un paio d'anni, non è da tanto tempo che esiste questa cosa, è stata dimezzata l'area da coprire facendo le zone alterne, zona A e zona B. In questo modo si potevano praticamente dimezzare anche i postini, quindi se una zona prima riceveva la posta tutti i giorni, quindi il postino passava tutti i giorni, oggi passa un giorno sì e un giorno no. Poi per le città c'è anche un discorso delle linee plus, cioè ci sono delle raccomandate urgenti, chiaramente quelle arrivano lo stesso, però insomma c'è una questione veramente molto complicata. Vista dall'interno cambiano tanto le prospettive. Probabilmente chi fa questo lavoro, chi l'ha fatto, mi capirà, ma non solo il postino, questo discorso vale dicevo, questo discorso vale per i corrieri, per tutti quelli che lavorano all'esterno, ma anche per dire banalmente, il tecnico dell'era, o dell'ENEL, quello che cerca una via, mi è capitato, poverino, a Monchi d'Oro, una giornata tra l'altro che c'era la neve, eccetera, giustamente c'era un ragazzo che cercava una via e un civico perché doveva controllare una cosa. Quando ha visto me, si sono illuminati gli occhi e ho detto: beh, se non lo sa il postino, chi mi può aiutare? E io purtroppo non potevo aiutarlo perché conoscevo pochissimo quella zona lì, ed era una via complicatissima. Ero sull'Alpe di Monchi d'Oro, a 1000 metri di altezza, uno dei punti più alti, e lì è anche uno dei punti più belli, tra l'altro. E quindi, insomma, ci sono tante difficoltà ancora, già ce l'avevo, che io rispetto soprattutto per chi fa un lavoro in cui deve guidare, non semplicemente consegnare, anche solo guidare, tipo camionisti, autisti, eccetera. Feci questo discorso genericamente, ma adesso che posso essere anche un po' più specifica, veramente la mia considerazione è aumentata a livelli altissimi e già ce l'avevo. In realtà la considerazione ce l'ho per tutti quelli che lavorano, cosa che non è così scontata perché molti non ce l'hanno. Però devo dire che nei confronti di quel tipo di lavoro è aumentata molto 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 di più. Capisco anche che, considerando il livello medio dei ragazzi che iniziano a lavorare oggi, già è un lavoro difficile, complicato per vari motivi, e bisogna essere svegli. Non pensiate che chiunque può fare il postino, perché non si tratta semplicemente di consegnare una cosa, eccetera. Cioè, bisogna essere un attimo svegli, perché vi assicuro che se c'è qualcuno che è un pochino così, che per le cose ha bisogno di un po' più di tempo, è un lavoro che non lo può fare, perché bisogna essere svelti, veloci. E niente, questa è stata la mia esperienza a grandi linee. Adesso non mi viene in mente altro, ma vi giuro, avevo fatto addirittura due video lunghissimi, avevo un sacco di cose da dire, li ho cancellati perché avevo bisogno anche di spazio nel telefono, l'avevo fatti col telefono. Un po' mi dispiace, forse probabilmente erano tutte cose che a caldo sentivo di più, però forse anche l'idea di maturare, cioè nel frattempo è un'esperienza che ho metabolizzato, l'ho fatta mia. Non vi nego che ogni volta che vedo passare un postino o una macchina Poste Italiane, ci penso, cioè, è assurdo, è una delle esperienze che più mi è rimasta nel cuore, nonostante le difficoltà che veramente, cioè, cominciata dalla schiena per dire, no, perché guidando in un posto di montagna piena di curve, fate così tutto il tempo, secondo me per questo un po' la situazione della cervicale mi è anche peggiorata, considerate anche tutto il freddo che ho preso. E comunque, ecco, vorrei dire, quando vi dicevo della vitamina C, in tutto l'inverno non ho preso un raffreddore. Raga, ma io lavoravo a meno 5, meno 6 gradi, cioè facevo sali e scendi dalla macchina, mi muovevo, quindi comunque a volte sudavo anche, sbalzi di temperatura, cioè ho preso di tutto e non ho fatto un raffreddore. Se voi capite perché io non abbandonerò mai più in vita mia la vitamina C, cioè veramente, non ve lo potevo dire prima, ma cioè, vi ho semplicemente detto: non ho preso il raffreddore tutto l'inverno, ma in che condizioni lavoravo? Quindi, per dire, no? E quindi insomma è un'esperienza che mi è rimasta nel cuore. Ci sarebbe, ecco, c'è un aneddoto che mi piacerebbe raccontare. Anzi, concludo con questo aneddoto, visto che secondo me è molto particolare. Quando feci i quiz, come si entra a fare il postino? Andate sul sito delle poste, lavora con noi, ci sono le posizioni aperte. Molto semplice.
cosa, come funziona? Vi chiamano per fare dei quiz, sono dei quiz di logica geometrica, abbastanza difficili, però in realtà si supera abbastanza facilmente, nel senso non ne serve una percentuale altissima per poter accedere alla prova successiva. Se superate quel test lì, vi fanno fare il test dello scooter. Io per fortuna ho avuto uno scooter per tanti anni, quindi lo sapevo guidare, anche se non è così scontato anche quello, perché vi fanno fare un percorso a zig zag, e sono molto fiscali su quello, giustamente, perché voi non avete idea degli incidenti che succedono in strada, sia con lo scooter ma anche a piedi, non pensiate, io ho rischiato di spezzarmi l'osso del collo due volte, ma una volta in particolare chiudendo un portone, avevo delle scale dietro, chiudo il portone, mi rimane la maniglia in mano, pum, cado all'indietro, cioè, potete capire. Sono stata aggredita dal cane, ve l'avevo accennato, sono stata aggredita da un cane, un pastore maremmano di guardia mentre consegnavo la posta in un posto sperduto a Loiano, vabbè, un'altra esperienza anche quella. Ah, vi fanno fare il test dello scooter, poi se tutto va bene vi fanno fare il colloquio e poi alla prima occasione, alla prima posizione libera, vi chiamano e vi danno un posto dove andare, è lì dove dovete decidere se accettare o meno. Quando feci il colloquio, quella delle risorse umane mi ha chiesto: quindi tu saresti disponibile per Bologna e provincia? E io ho risposto: sì, ho la macchina, ma provincia cosa si intende? Qualsiasi posto di provincia, perché, testuali parole, anche Loiano è in provincia di Bologna, però è molto distante. E lei: no, ma che c'entra? Entro un limite ragionevole. Indovinate un po' quando mi hanno chiamato, dove mi hanno mandato? E ditemi se la legge d'attrazione non esiste? Adesso qua, vabbè. Sono una piccola parentesi, però... Allora, cioè veramente, non è che mi hanno detto, poi in realtà funziona un po' diversamente, perché non è che fosse assegnata a Loiano, ci sono i cosiddetti centri di costo, io ero assegnata a Pianoro, da Pianoro poi si può andare in vari posti, cioè Loiano, Monghidoro, Monterenzo, insomma in base alle zone, però di fatto io ho fatto quasi tutto tra Loiano e un po' Monghidoro e poi qualche settimana lì e là, ma grosso modo sono stata sempre in quella zona lì. Per dirvi, la cosa più assurda, quando poi sono andata a fare il corso, ci hanno chiesto dove fossimo assegnati, io ho detto Loiano, poi mi si è avvicinato un ragazzo e mi ha detto: ma quando ti hanno chiamato a te? E ho detto: bah, lunedì, era venerdì. Mi fa: ah, perché avevano chiamato me per Loiano, però ho rifiutato perché non ho la macchina, tra l'altro questo è un cretino perché abita in via Toscana, gli passano 700 autobus sotto casa che vanno a Loiano, vabbè, era molto più comodo lui ad andare a Loiano e lui hanno dato San Giorgio di Piano, perché di queste parti è dalla parte opposta, San Giorgio di Piano è molto più comodo a me. Quindi per dirvi che l'universo remava contro, nel senso che... cioè, tutto è andato come doveva andare affinché io andassi a Loiano. E tra l'altro ho scoperto dopo essere uno dei posti migliori a livello anche di clima, perché sono stata benissimo con le mie ex colleghe, colleghi, eccetera. A livello umano è stato il posto migliore dove potessi andare. Ho scoperto dopo che invece l'altro ufficio non fosse proprio il massimo. Quindi, cioè, veramente, tutto è andato come doveva andare. Non c'è niente da fare, doveva andare così. E comunque sono contentissima di aver fatto quell'esperienza, perché è stata veramente... è stata molto molto formativa, temprante, oserei dire, mi verrebbe da dire. E niente, questa è la mia esperienza. Se avete delle curiosità particolari, fatele, che magari se mi viene in mente un altro video, perché io veramente avevo detto tante cose in quei video che ho cancellato, ma non mi ricordo più niente. Cioè, queste sono le cose che alla fine il cervello poi elimina, secondo me, le cose superflue, no? E le cose che mi sono rimaste impresse poi sono queste qui. Poi magari ci possono essere dei aneddoti simpatici, sì, ci sono gli aneddoti simpatici, perché delle foto che ho scattato, ah, ma quanti animali ho visto poi, no, bellissimo. Se siete di... se vi è capitata da queste parti, cioè, comunque nei dintorni, anche fra Toscana, eccetera, fate un giro. Chi è motociclista la conosce già benissimo, perché c'è la Futa, che è Passo della Raticosa, insomma, quelle zone le conosce già benissimo. Io non le conoscevo molto bene, però ci sono proprio affezionata a quelle zone lì, troppo bello. E niente, io dai, vi saluto, perché sa che è durato già un bel po' questo video, e noi ci vediamo al prossimo video. Vi saluto. Ciao, tanti auguri a me.